Radio presenta Lavori in corso con Stefano Molinari e Luigia Luciani. Buon pomeriggio, una notizia che è appena arrivata in redazione. Pare, sembra, non è sicuro che Gigio Donnarumma non voglia rinnovare il contratto con il Milan. Ecco, questo, no scherzo, era battuta, se ne è parlato adesso, è 40 minuti che è uscita la notizia, non si è fatto altro che parlare di questa cosa. Luigi Luciani, hai rinnovato tu il contratto? Buon pomeriggio. Benissimo, Stefano Molinari, come stai? tutto bene, incredibile. Hai rinnovo automatico. 18 anni e 2 mesi fa baciava la maglia del Milan, straordinario. Ma lascialo fare, un adolescente ancora. Sì, infatti. No, è Raiola che non è. Praticamente di una comunità di adolescenti che sognerebbero. Sì. Un intero quartiere di adolescenti proprio. Sì, ma delle famiglie bene. Sì. Delle famiglie bene, molto bene. Mamma mia. No, comunque a me personalmente, lo dico, poi chiudiamo veramente il discorso. Sì, perché c'è un ospite che attende. Esatto, però l'idea che uno bacia la maglia e poi dopo 2 mesi invece dice che non rinnova il contratto con la squadra che ti ha fatto debuttare a 16 anni, eccetera, anzi meno di 16 anni, e che vabbè ti ha tirato su, ma a me dà fastidio. Poi, è il calcio, bellezza. Chi se ne frega. Vabbè, allora andiamo a salutare, grazie perché a poco tempo è con noi Linda Meleo, assessora alla città in movimento di Roma Capitale. Assessora, buongiorno, buon pomeriggio. Salve. Mica tifosa del Milan, assessora? No, perché non vorremmo. No. Non vorremmo averle dato un dispiacere così senza volerlo, di aver spoilerato con qualcosa. No, ma comunque parliamo di cose. No. Meno male, va. Parliamo di cose serie, perché allora io francamente lo dico subito, io ho un pregiudizio positivo nei confronti delle funicolari, io so anche il perché, assessore, glielo svelerò in un altro momento. Mi sa che gliel'ho pure detto, perché sta per vado acquistare casa a Casalotti. Sì, vabbè, okay. Sì, già ne avevamo parlato, è vero. Se lo ricordava, ma adesso si triplica, ci spieghi un po'? Allora, guardate, tanto per fare una piccola sintesi, voi sapete che stiamo preparando il piano urbano della mobilità sostenibile, che è un piano che ci programmerà le infrastrutture per la mobilità e ci darà un disegno su quella che dovrà essere la mobilità del futuro a Roma, una mobilità, come sapete, sostenibile, basata su possibilità di spostamento veloce, sul fatto che il cittadino dovrà essere invogliato a lasciare a casa l'auto privata e via dicendo. Ecco, in questo piano che insomma adesso lanceremo nei prossimi mesi, su cui stiamo lavorando, e andiamo a inserire una serie di opere su cui abbiamo lavorato da luglio ad oggi e che saranno chiamati dei punti fermi rispetto a tutte quelle che infrastrutture che sicuramente saranno inserite in questo piano. E tra questa mappatura di infrastrutture figurano anche i sistemi a fune, evidentemente, quindi parliamo in particolar modo di quella che già conoscete, che è la funivia di Casalotti, insomma abbiamo parlato a più riprese, sapete che abbiamo presentato anche delle prime evidenze dello studio di fattibilità che Roma Servizi e altri esperti stanno elaborando, e poi prevediamo anche di un'altra infrastruttura su Fune e a Magliana, e ne prevediamo un'altra che però in realtà è un sistema a Fune su Rotaglia, quindi di fatto è un mini metro che andrà a prolungare la linea B1 della metropolitana, insomma da Bucarotta fino a Porte di Roma, per intenderci. Ecco, quindi crediamo che questi sistemi siano sistemi che possono fruttare molto alla città, sia perché ci sono dei vantaggi in termini economici, sono delle infrastrutture che si realizzano a costi ben più bassi rispetto ad esempio a linee metropolitane, ma anche a linee tranviarie, insomma dipende poi dai tratti, sono dei sistemi che possono essere realizzati in tempi molto più brevi rispetto ad altre opere, e sono sistemi anche che rispondono perfettamente alla domanda di mobilità di quei quadranti, quindi i vantaggi sono molteplici, e in realtà c'è anche un vantaggio di flessibilità, perché come sapete, essendo di fatto una costruzione su superficie, è anche semplice eventualmente correggerne il tracciato, o qualora si decida, come potrebbe essere magari in futuro, tra 10 anni a Casalotti, quando magari si deciderà, vista l'affluenza, vista la densità di popolazione in quel luogo, di prolungare comunque la metro A. Insomma, quindi queste sono delle infrastrutture che sono molto versatili e sicuramente mettono anche Roma nella possibilità di sperimentare, al pari di quello che hanno fatto altre città con successo, dei sistemi diversi rispetto a quelli che immaginiamo. Quindi la mobilità a Roma non è soltanto una metro sotterranea, sapete poi che Roma insomma ha delle problematiche molto specifiche rispetto a quello che c'è sottoterra, quindi insomma questo chiaramente
ci impedisce di pensare esclusivamente come può essere falso fatto a Milano, a Madrid, alle metropolitane, ma il ferro comunque, come dire, è al centro del nostro progetto. Ferro che andrà sia con tram su superficie, ma anche i sistemi a fune che, diciamo, fungono da contorno rispetto a questo. I tempi sono più rapidi, giusto? I tempi sono molto più rapidi, ovviamente. Di realizzazione, sì, assolutamente sì. Quindi i vantaggi sono enormi, sono perfettamente nell'ottica di guadagnare efficacia e efficienza da queste infrastrutture. Diciamo che la cosa importante è che qui stiamo riprogrammando la città. Sapete che la città negli anni è stata sviluppata in maniera anche abbastanza disordinata, rispondendo a logiche spesso diverse rispetto a quelle di una corretta e pianificata espansione e urbanizzazione. Attraverso questo piano noi vogliamo risistematizzare di fatto gli spostamenti e offrire quindi una primo input, che è quello dal lato dei trasporti, a cui dovrà seguire degli altri input anche dagli altri assessorati, per ricostruire una città ordinata e quindi per dare una nuova linea di condotta a questa città, per disegnare quindi assieme anche la città del futuro, come dico sempre, anche sotto il profilo della mobilità. Ecco, assessore, lei giustamente dice noi programmiamo una città del futuro, anche perché è vero, insomma, che Roma abbia bisogno di un nuovo disegno, ne ha bisogno per quanto riguarda il campo della mobilità e anche altri settori. Ora immagino che chi ci ascolta voglia sentirsi dire qualcosa anche di più pragmatico, anche certo, perché giustamente lei fa un elenco anche nel post che appare sul suo profilo Facebook, ma insomma la notizia è praticamente visionabile ovunque. Funivie, l'abbiamo detto, adeguamento della metropolitana E B, l'ammodernamento della ferrovia Roma-Giardinetti, creazione di un collegamento tra metro A e C e Tor Vergata, realizzazione di nuove linee tranviarie, e l'ha appena detto anche questo. Possiamo dare dei tempi, degli step, dei soldi che verranno investiti per cercare di non andare a guardare troppo al futuro, ma proprio per cercare di essere un po' pragmatici? Guarda, io sicuramente voglio iniziare con delle linee tram, anche certo, con dei primi tratti importanti, non enormi, quindi che sostenibili e gestibili anche con risorse non così importanti in termini di quantità, come può essere ad esempio un intervento secondo me fondamentale, è quello che dovrà collegare la stazione Tiburtina a Sezzale Verano. Lì si tratta di un passaggio sul ferro, o come dire, che è abbastanza, in termini di lunghezza, abbastanza contenuto, però dà dei vantaggi in termini trasportistici enormi. Pensate insomma a quale tipo di interconnessione, di intermodalità noi riusciremo a quindi creare. Parliamo di un progetto nuovo esistente che andrebbe soltanto sì, magari. Esatto, quello è un progetto che è praticamente già pronto, e quindi adesso dovremo poi interloquire quando avremo chiuso tutta l'attività del progetto finale definitivo, interloquire poi con gli altri finanziatori, quindi con il Ministero e Regione, con i quali comunque abbiamo già aperto un canale di comunicazione su quelle che potranno essere ulteriori risorse da destinare a Roma, sia per soprattutto per quanto riguarda l'arrivamento e quindi il rinnovamento delle stazioni di metro dell'A e della B e dell'armamento delle stazioni delle linee metro A e B, ma anche per il discorso tram. Tra l'altro, come dire, sappiamo tutti, e anche sulla base delle notizie che ci ha dato anche il ministro, che è molto importante partire dall'esistente e riconnettere l'esistente, e quindi questo tipo di piano risponde esattamente anche a questo invito giustissimo del ministero. Ecco, come può essere quello che vi sta dicendo sul tram che collegherà la stazione di Bortina a Reverano. Cioè, perché lei dice su questo ci sarebbe almeno una collaborazione ideale tra Ministero e Campidoglio, e quindi anche l'arrivo di fondi sarebbe più facile. Assolutamente, quindi questo è un piano che è pensato proprio per dare delle risposte. Insomma, è importante. Allora arrivano messaggi 3775-104-500. Buonasera assessora, io sono con lei, se a terra non c'è più spazio bisogna andare in aria, brava, ecco, questo Claudio che ci manda questo messaggio. D'altra parte ma lei l'ha mai capito? Io veramente non l'ho mai capito, giuro, non l'ho mai capito, ma perché l'ironia sulla storia della roba via capo, ecco, diciamo così, funicolari, non so, faccia il nome tecnico preciso lei, perché io francamente non lo riesco a capire. Abbiamo visto anche degli esempi importanti, Città del Messico, altre città grandissime che hanno sta roba.
è che poi la città deve probabilmente sarà abituata ad avere soltanto delle scelte quasi obbligate di mobilità, quindi è chiaro che delle nuove sperimentazioni, se così possiamo chiamare, ma non sono poi in realtà sperimentazioni perché sono sistemi già più che collaudati in altre città nel mondo, è solo una questione di abitudine e anche un po', come dire, di abituarsi appunto all'idea di poter utilizzare anche forme diverse rispetto a quelle che abbiamo sempre utilizzato nel tempo. Io sono sicura che quando poi i cittadini arriveranno a utilizzare ad esempio la funivia di Casalotti, mi saranno ben contenti e soddisfatti. Posso fare l'avvocato del diavolo, poi c'è il collega che vuole parlare. Ma del diavolo no, perché no. Se Donnarumma incombe non ti prego. Abbiamo detto che l'assessore non è interessata al calcio e tantomeno è milanista, quindi insomma possiamo azzardare questa frase comunque. Magari, lo dico a lei assessore, ma ecco la domanda arrivava dal collega Molinari, si fa fatica ad immaginare, probabilmente perché il cittadino romano vorrebbe ragionare più sull'Ichetnunk, sul momento attuale, no? Allora io questa domanda gliela devo fare, ma sicuramente l'avrà visto il comunicato relativo a due autisti del servizio di trasporto pubblico che per via del caldo si sono sentiti non troppo bene, sono stati portati in ospedale. Ovviamente il caldo lo soffrono anche gli utenti del trasporto pubblico. Guarda, voglio aggiungere giusto questo. Questo non giustifica il fatto che non si possa immaginare una città migliore, però magari uno c'ha poca fiducia nelle amministrazioni, non dico in questa, ma anche in quelle del passato soprattutto, perché magari possono aver generato una serie di problematiche, e dice: senti, ma sistemiamo un attimo questa roba qua e poi ci immaginiamo la funivia. Posso sintetizzare così, assessore? Aggiungo giusto una postilla che io oggi ho girato con i mezzi pubblici e addirittura un mezzo molto nuovo, relativamente nuovo, come il tram che va da Piazzale Flaminio fino allo Stadio Olimpico, insomma, là davanti, non aveva l'aria condizionata e si crepava letteralmente, cioè io ho avuto problemi, mi sentivo male, eppure sono anziano ma non anzianissimo, insomma, no, figurati quelli vecchi come stavano. Io non sapremo quanto sei anziano, ma stavo messo male, insomma, curiosa, come no, è quasi insopportabile. Guardate, allora faccio un breve esempio del fatto sul programmare l'attuale. È chiaro che accanto alla programmazione per il futuro si sta lavorando anche sull'attuale, quindi sul qui ed ora, se così si può dire. È l'errore di non cadere nell'emergenza. Le emergenze sono e sono chiaramente all'attenzione dell'amministrazione e anche dell'azienda, che come sapete è responsabile di tutte le attività. È chiaro che l'azienda adesso sta fornendo delle risposte in questo senso. Io anzi ho chiesto delle studiazioni sui dati, mi sono state date delle indicazioni, e poi insomma è chiaro che sì, due testi hanno avuto anxiety cultural error, e questo mi spiace, però ricordiamoci insomma che abbiamo 3.500 autisti e oltre, e vanno tutelati, vanno sicuramente messi nelle condizioni di lavorare nel modo migliore possibile, e la città va messa nelle condizioni di poter utilizzare in maniera sana, senza rischi, i mezzi pubblici. Su questo sicuramente l'azienda sta lavorando con tutte le difficoltà del caso. Sapete insomma che ATAC è un'azienda che viene da un passato molto 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 complesso sotto diversi profili, sotto il profilo degli investimenti, è un parco autobus molto vecchio, e abbiamo fatto degli sforzi enormi con una coperta molto corta durante quest'ultimo anno per cercare di rilanciare il servizio, acquisendo nuovi autobus, mettendo in circolazione i 45 filobus. Adesso arriveranno entro fine mese altri 15 nuovi autobus che abbiamo acquistato con i fondi del Giubileo. È chiaro che il processo è un processo che non può cambiare dall'oggi al domani, è un processo che richiede tutta una serie di step importanti, però ecco, su questo insomma, come dire, l'azienda sta lavorando, e io mi auguro che a stretto giro ci siano delle risposte che possano essere utilizzate anche alla città in maniera più concreta. Assolutamente. Guardi, lancio un messaggio al volo dei nostri ascoltatori, per esempio. Eccolo, buonasera assessora, volevo sapere se la metro D è completamente accantonata o meno, e quando eventualmente se ne risentirà parlare. Le domanda Renato. Allora, sul discorso linea D, sapete che anche lì c'è stato un problema che nel corso del tempo, diciamo, si è acutizzato. Insomma, vedremo adesso con il PUMS di capire anche come coprire quel quadrante in cui era stata immaginata la linea D, quindi se portando avanti questo progetto o progetti alternativi. Il PUMS serve proprio anche a questo, a mettere sul campo tutto quello che serve in maniera efficace ed efficiente.
Le chiedo un'ultima domanda, come se fosse una sorta di lancio d'agenzia, no? Estate 2017, estate 2018, proiettiamoci tra 12 mesi, una cosa che sicuramente potrà essere vista e realizzata in questi 12 mesi, assessore? Allora, noi abbiamo una serie di risorse per l'acquisto di nuovi autobus, credo che questa sia la priorità per la città in questo momento, avere degli autobus nuovi, avere un parco bus finalmente rinnovato. Sappiamo che negli ultimi anni, 10 anni di fatto, non sono stati mai acquistati bus, almeno non in quantità tale da poter garantire un servizio alla città, quindi l'impegno è proprio questo, progressivamente svecchiare questo parco autobus, sfruttando tutte le opportunità che ci sono in termini finanziari, a partire da questi fondi dichiarati a livello statale per mettere a disposizione nuovi autobus, la famosa gara Consip, ma anche sfruttando le risorse europee, quindi l'impegno di portare da qui l'anno prossimo almeno altri 150-200 autobus. Grazie, buon lavoro, grazie, buona serata, grazie all'assessora, la città in movimento.